Benvenuti ad una nuova puntata di Itinerari e quest'oggi vi portiamo a Nesolio, piccolo borgo montano dal fascino senza tempo e che ancora oggi ha parecchio da raccontare. In Nesolio si trova in comune di Erve, paese della Valle San Martino, che si raggiunge da Calolzio Corte percorrendo una strada carrozzabile che in alcuni tratti è interamente scavata nella roccia. Qui ci troviamo in centro al paese di Erve, qual è il percorso che ci porterà a Nesolio? Praticamente il percorso si snoda su una strada silvopastorale, praticamente una strada carrozzabile ma consentita solo per gli abitanti o chi ha i terreni da accudire, una strada sterrata ma molto agevole e panoramica. Si passa da un livello di 590 metri del paese, 600 metri, praticamente a 690-700 metri per arrivare al borgo di Nesolio. Una passeggiata di circa 30 minuti, tranquilla, molto agevole, senza bisogno di particolare attrezzatura, cioè proprio scarpe di ginnastica vanno benissimo. Questo è Nesolio, molto pittoresco, con questo gruppetto di case vicine le une alle altre, case in pietre, ballatoi in legno, questi vicoli molto caratteristici dove è bello passeggiare e addirittura una piazzetta, la piazzetta centrale, forse era il centro di questo piccolo borgo. È affascinante. Sì, è affascinante e a pochi passi dal centro abitato. Qui non ci sono strade dove passano auto, c'è un silenzio incredibile, un posto bellissimo e veramente noi speriamo che vengano in molti ad apprezzare il nostro ambiente. Castagni ne abbiamo, molte selve sono fortunatamente anche curate. E qui siamo in casa della signora Stella, che è l'unica e l'ultima abitante del borgo di Nesolio. Sì, l'unica. Io e il marito siamo gli unici abitanti di qua a Nesolio. Lei è nata qui a Nesolio? Sono nata in questa casa. Fino a 10 anni ho abitato qua. Siamo scesi a Erve. Poi ognuno ha fatto la sua strada. Sono stata 35 anni a Calolzio. E poi sono ritornata ancora in Nesolio a vivere come si viveva ancora prima. E come si sta adesso qui a Nesolio? Si sta bene, dai, tranquilli, non c'è niente da dire. E poi è la nostra scelta abitare qui. Cioè, vivi in mezzo alla natura più che altro e basta. A uno che piace la natura e che piace gli animali. Ogni quanto scendete in paese? In paese mai, piuttosto vado a fare la babysitter come nonna. Sì, basta, dopo del resto si sta qui. C'è d'estate, ci sono gli orti, d'inverno si inizia con le castagne. Beh, più è d'inverno quando nevica, che è bellissimo. Scendi a piedi, zaino a spalla e scendi a piedi. Ancora come si faceva una volta. E voi siete gli unici due abitanti durante tutto l'anno? Sì, siamo gli unici due, io e mio marito. E bisogna andare d'accordo.
Quando si litiga, uno va da una parte e uno va dall'altra, uno va nel bosco e uno va negli orti. Più semplice di così, si va d'accordo. Signor Paolo, lei è uno degli ultimi, tra gli ultimi nati qui in Esolio. Sono stato l'ultimo maschio nato a Esolio, nel 54. E oggi è un giorno particolare. Oggi è il mio compleanno, sì, è vero. Oggi è il mio compleanno e sono venuto a Esolio con tutti gli ex ervesi che siamo cresciuti insieme. E poi da piccolo ha abitato qua a Esolio? Ho abitato fino a 4-5 anni, poi siamo scesi giù in paese. Sì. Signor Venanzio, quanti anni avrà questa casa? Penso sfiora i 200 anni. Sfiora i 200 anni perché c'era mio nonno, mio bisnonno, mio papà e io fino a 2 anni ho vissuto qua prima che, come tutti, qua sono scappati e sono andati giù nei posti più comodi, in paese, a Erve, giustamente per le comodità e tutto. Hanno fatto tutti la casa, tutto in fondo. Ecco, com'era costituita? C'era il camino? C'era ogni stanza, c'era un camino per riscaldarsi, giustamente, chiaramente con la legna del posto, e in camera sopra invece si mettevano le cose nel letto per scaldarsi e mantenere un po' di calore, perché qua è una zona abbastanza fredda, come avete visto. Qua saliamo, certi vengono d'estate, certi vengono per la legna, come nel mio caso io tengo un po' i boschi, faccio la legna perché uso ancora la legna. C'è gente invece che abita ancora qua, c'è una famiglia che abita ancora qua. Ma a me piace mantenere proprio come ho fatto, tengo le cose indispensabili, ma mi piace tenere come... Mi ricordo quando avevo 2 anni che sono andato via e poi venivamo sempre con i miei genitori, è sempre stata così, venivamo per i castagneti, venivamo per i boschi, per tenere un po' la tradizione, insomma. Mi ricordo di mio papà che andavamo dove aveva lui i campi, che coltivava ortaggi. Venivamo su le domeniche, aveva gli orti e le castagne, aveva castagne, era una cosa, anche ci si divertiva a raccogliere, a fare. La domenica era una domenica particolare. I castagneti coltivati, che si chiamano selve, castanili, circondavano in genere tutti gli abitati, perché poi dopo le castagne, una volta raccolte, venivano portate al borgo dove esistevano degli essiccatoi, che avrete modo di vedere nel pomeriggio, dove queste castagne venivano fatte seccare, perché essendo l'unica risorsa che avevano in questi posti, non essendo possibile né coltivare gran turco né piantare patate, l'unico sostentamento per la famiglia erano le castagne, che quindi dovevano essere conservate per tutto l'inverno. L'essiccatoio, poi dopo la battitura delle castagne, portano ad avere le castagne bianche secche che poi dopo servivano per l'alimentazione di tutto l'inverno della famiglia, per la famiglia. L'attività di coltura delle castagne è molto impegnativa e faticosa. Giudicate voi. Dietro le mie spalle vedete la selva, vedete la pendenza. Noi abbiamo visto andando a visitare che è difficilissimo anche restare in piedi. Quindi gestire una selva e tenerla in ordine, coltivata in queste posizioni, è una cosa sicuramente eroica. Camminare sul pendio ripido, si scivola, è veramente molto molto difficile, è un'opera assolutamente meritoria tenere vive queste selve. Le selve sono caratterizzate, come vedete, da prato stabile, quindi verde, con in mezzo delle piante secolari, e non sono piante qualsiasi, ma sono piante innestate con nome e cognome. Questa selva in particolare ci sono qualche agostana e tutto il resto garavine, che è una castagna che si presta molto bene per essere seccata perché è piccola, dolce e si pela bene, come vedete nel pomeriggio. Nella provincia di Lecco è stata creata un'associazione di castanicultori. Sì, questo è stato fatto alla fine del 2012 da 6 soci fondatori proprio del Lecchese, per cui ci portiamo dietro questa origine qui che compare nella dicitura Associazione Castanicoltori Lario Orientale. In realtà poi dopo c'è stata un'espansione incredibile di questa associazione che adesso annovera iscritti che vanno dalla Valle San Martino all'Alto Lago, da Como su fino alla Media Valtellina, Grosio diciamo, e anche la Valchiavenna. Teniamo pulite le selve, i castagneti, per poter fare
questi, l'essiccatore per poter seccare le castagne per mantenerle tutto l'anno. E allora io ne approfitto, le assaggio. Queste sono proprio le castagne di Nesoglio. Di Nesoglio. Saranno un po' dure. Cotte, cotte al punto giusto, buone. Dolci. È bello vedere voi giovani che portate avanti queste antiche tradizioni. Cosa stai facendo? Sto costruendo un gerlo. Da chi hai imparato? Ho imparato da Piero Valsecchi, che era è uno degli ultimi abitanti qua di Nesoglio, che l'ha sempre fatto e ci aveva insegnato praticamente a fare questi gerli e i cucchiai. Quindi che cosa stai intrecciando? Adesso sto intrecciando queste qua, che sono delle fettuccine di nocciolo che tiro fuori da queste, dal bastone di nocciolo, che vengono chiamate ferle, e faccio l'intreccio per costruire il gerlo. E poi questi gerli li userete? Sì, speriamo di sì. Nei campi? Sì, sì. Sì, per tradizione, comunque il ricordo anche di Piero che ci aveva insegnato, abbiamo sempre portato avanti questa cosa. Oggi qui a Nesoglio vogliamo tutti ricordare Piero Valsecchi, che è stata l'anima di questo antico borgo montano. Attraversando queste strade, guardando tutti questi castagneti, vedendo ancora oggi il funzionamento di questi antichi essiccatoi, ci ricordiamo appunto ancora di lui. Allora, l'istinto e la tradizione ce l'ha dato ancora zio Piero. C'era lui che gli teneva per le castagne, per farle seccare tutto l'insieme. E qui nel borgo di Nesoglio ci sono anche degli essiccatoi che servivano proprio per la lavorazione delle castagne. Esatto, erano esattamente due. Qua sulla nostra destra abbiamo un essiccatoio, quello più vecchio, insomma. Diviso in due parti, come se fosse un camino. Sotto c'è il fuoco, che viene alimentato almeno per 3 settimane, ma un fuoco molto lento che fa molto fumo. Sopra si divideva con una griglia sopra, e dove mettevano queste castagne e venivano girate tutti i giorni, giusto per farle seccare, per avere così dopo 3 settimane delle castagne bianche, secche, che servivano poi per l'inverno, dove si alimentava un po' tutta la gente. Quindi i caselli di essiccatura delle castagne sono caratterizzati da una porta al pian terreno dove si entra e dove si fa il fuoco, e uno sportello al piano superiore dove venivano messe le castagne, sportello che si raggiunge con queste scale a pioli. Ovviamente il legno che brucia, che arde, è un legno di castagno, proprio che va bene, che fa fumo e che secca piano piano le castagne, che sono il piano superiore attraverso questa griglia. Per seguire l'essiccazione bisognava avere molta pazienza e molta costanza, giorno e notte. Esatto, giorno e notte, per il semplice motivo che il fuoco deve essere alimentato tutti i giorni, anche di notte, e poi c'è appunto sul piano superiore queste castagne che vengono girate tutti i giorni per favorire l'essiccazione completa a tutte le castagne. Poi
poi le castagne vengono prese con un sacco dal lato sopra, vengono spostate e messe in questa pila dove viene poi la battitura, che di solito sono 4 persone. Dove hanno un ritmo regolare, dove a questo punto veniva la castagna, veniva praticamente tolto il guscio perché era secca. La pila è proprio un tronco d'albero, e ne abbiamo 2 qua vicino, e dentro è concava praticamente. Le castagne vengono messe e quando la mazza, che quando il periodo della battitura, e le castagne piano piano si spostano sul lato e ricadono al centro, di modo che tutte le castagne vengono poi sbucciate e sgusciate. Com'è riprendere questa attività? È una cosa bella e importante, lo scopo è ricordare zio Piero appunto nel suo regno qui a Nesoglio e portare avanti la tradizione. Forse siamo gli unici in Valle San Martino che battiamo ancora con la pila alle castagne. Non è facile, il lavoro è lungo per raccogliere anche dopo e poi lo fai una volta solo all'anno. Comunque è la soddisfazione che ci sono anche tanti bambini qua con noi oggi. Ci vuole esperienza e malizia. Eh sì, ci vuole un po' di tutto, però ci vuole passione. Una volta all'anno vi trovate ancora a battere le castagne? Sì, con questi baldi giovani, sì, una volta all'anno ci ritroviamo. Sì, ci troviamo bene, manteniamo le nostre tradizioni e portiamo avanti tutto quanto. Prese ancora queste castagne, vengono vagliate con un vaglio dove vengono praticamente diviso il guscio, che è la parte più che non serve, e la castagna bianca. Quante castagne ha vagliato nella sua vita? Sa che settimane e settimane si faceva quelle cose, si faceva il turno, una persona dopo l'altra famiglia, sempre così in giro, Tanto tempo qua, che c'era castagne dappertutto come adesso, però... E qui c'erano anche tante famiglie? Eravamo in 160 qua, Ci eravamo in 160. C'era anche una festa però quando c'erano le castagne pronte? Si brindava, io bevevo il vino. Si brindavano tra di loro, quello sì. Perché era finita la fame? Quello e di più. Adesso c'è tutto, invece prima non c'era niente. Una volta si aiutava tutti uno con l'altro, adesso no, adesso c'è odio e basta. Tutti gli anni la battitura e l'essiccazione avviene regolarmente a livello familiare qui in Nesoglio. Però noi come Proloco, a noi interessa portare avanti queste tradizioni e mantenerle anche per i nostri giovani, per far dimostrare come si viveva una volta e qual era il frutto delle castagne e dei nostri boschi. E questo nei sacchetti è il frutto del vostro lavoro, della vostra raccolta? Della nostra raccolta di quest'anno. Come vengono lavorate le castagne? Vengono essiccate, vengono pulite una per una e vengono insacchettate. Basta. E poi come si mangiano? Allora, come gli ho spiegato prima, tante le mettono a bagno. Io non le ho mai messe a bagno perché perde la affumicatura che hanno. Però del resto non hanno su niente, cioè sono pure come sono. Come vengono giù dalla pianta, vengono insacchettate così. Quindi si fanno bollire e poi? Se può fare quello che voglia. C'è la, io preferisco castagna col miele, o se no si potrebbe fare la polenta di castagne. Polenta di castagne, ma solo con castagne, non con la farina di castagne. Cioè si mette dentro in un paiolo, si fanno cuocere finché che rimane dentro poca acqua, si mette nel paiolo della polenta, si fa come fosse una polenta. Un quarto d'ora. Lei la rovescia, è proprio la torta vera di polenta, quella che si faceva qui anni indietro,
cioè quando ho vissuto io qui la maggior parte. Ah, qui c'è una specialità, eh? Buongiorno a tutti. Allora, per l'occasione abbiamo preparato un po' la nostra specialità, che sarebbe la torta di polenta, l'ha detto anche un po' in dialetto la torta miascia. E questa torta viene fatta con il latte, e come ingredienti ci sono le cipolle e poi c'è l'erba, la mentuccia e un'erba amara. Quindi c'è tutta una preparazione particolare, perché prima bisogna fare come una polenta, fare rosolare le cipolle, preparare tutte le erbe tritate e poi dopo in una seconda fase la polenta viene cotta sul fuoco in una ramina con la brace, come facevano una volta, perché non avevano i forni elettrici come adesso. Si mangiava spesso una volta? Sì, principalmente diciamo che il periodo giusto sarebbe maggio-giugno, quando le erbe sono fresche. Poi chiaramente anche per le occasioni le erbe ci le troviamo ancora e si fa anche, diciamo, anche in questi periodi. Sì, una volta, siccome avevano latte e burro, era un piatto che nelle famiglie non mancava mai. Non mancava mai. Per questo purtroppo è un borgo nato grazie alle castagne, quando c'erano le castagne, mi diceva mio nonno, mio papà, la gente aveva finito di patire la fame, perché al mattino mangiavano un tipo di castagne, a mezzogiorno un altro tipo e alla sera castagne bollite, e poi soprattutto facevano la farina con delle castagne secche che venivano portate dal mugnaio per farne la farina, per poter mantenere tutto l'anno. Perciò qua si diceva che quando c'erano le castagne hanno fatto pure la filastrocca, che insomma al mattino mangiavano i pelaroi, che sono castagne pelate, fatte cuocere, bollire, mettono nel latte. A mesdè i brusadei, che sono le caldarroste che poi dopo mangeremo. Alla sera i tetafru, perché erano delle castagne bollite con la buccia, tu le mangiavi, le rompevi con i denti e poi le succhiavi, teta fru, e alla noce trumba, puntini, puntini, puntini. E alla fine è il tromba al cu. Il signore non ha avuto vergogna a dirlo, ma... E dopo tanta fatica finalmente è arrivato il momento di degustare queste fantastiche castagne. Stiamo facendo le caldarroste, i burroi. Qua un giovane che porta avanti delle belle tradizioni. Sì, è molto caratteristiche del posto e molto divertenti da portare avanti. Ti piacciono le castagne soprattutto? Non tanto da mangiare, ma divertenti da fare. Bravo, allora continua così. Allora, io do un annuncio: da salvare almeno i castagneti di Nesoglio, perché sono centenari o millenari. Dateci una mano a salvare i castagneti. E allora, da questo borgo caratteristico con queste belle tradizioni, chiudiamo la nostra puntata di oggi e vi diamo appuntamento per una delle nostre prossime gite. Arrivederci!